Ciao a tutti ragazzi, qui è sempre Lepita. Siamo qui con la prediction della squadra della settimana numero 34. Questa settimana la difficoltà nel predire sarà maggiore, in quanto bisogna prendere in considerazione sia le partite di questo weekend che quelle di metà settimana, ma potrebbe essere un team of the week davvero interessante. Vediamo quindi chi secondo noi potrebbe essere presente nei 18 inform rilasciati mercoledì sera. In porta potrebbe esserci Mild, West Brom, come ci è stato suggerito nei commenti da Federico Genta, che ringrazio ancora. Il portiere del West Brom farà un rigore a Van Persie ed effettua ben 9 salvataggi, tanto da permettere alla sua squadra di imporsi di misura sullo United. Tra i difensori potrebbero esserci Maxi Pereira, che guadagna così il suo secondo inform. Segna il primo e l'ultimo dei 5 gol che il Benfica segna in trasferta, in casa del Vicente. Il titolo portoghese per i lusitani è sempre più vicino. Poi abbiamo Michael Dawson, segna il gol partita per Lul contro il Liverpool nella sfida di martedì sera. Un gol che ha permesso ai suoi di conquistare 3 punti fondamentali in ottica salvezza, ma ha inflitto l'ennesima sconfitta in stagione ai Reds di Rodgers. E infine abbiamo Dean Livingston, segna la doppietta in Milton Keynes contro il Leoville, finita 5-1 per i padroni di casa. Nella linea di metà campo ci sono Diego del Fenerbahce, che segna un gol e fornisce 2 assist nel 4-3 della sua squadra andato in scena sabato sera. Poi abbiamo Coutinho, che prenderebbe così la sua seconda carta inform, segna un gol e fornisce un assist per Gerrard nel 2-1 contro il Queen Park Rangers, riportando così alla vittoria il Liverpool dopo 3 partite, ma non zittendo le critiche dei tifosi che chiedono l'esonero del loro allenatore, persino facendo volare un aereo con un messaggio con scritto Roger Stout, Rafa in, in riferimento al ritorno di Rafa Benitez. Ancora abbiamo Cammons del Celtic, un gol sul rigore e 2 assist nel 5-0 contro il Dundee, che gli fanno guadagnare la seconda carta inform. E infine abbiamo Ilicic della Fiorentina, che segna 2 gol, di cui uno sul rigore, nel 3-1 contro il Cesena. Vittoria che riporta i viola al quinto posto, scavalcando Samp e Genova contemporaneamente, e condanna il Cesena sempre più alla Serie B. In avanti possiamo trovare Marco Schneuli del Luzern, lo svizzero segna una doppietta e fornisce ben 3 assist nel 2-6 in casa della Roux. Poi abbiamo Luis Suarez, l'uruguaggio del Barcellona segna una tripletta e fornisce un assist nel pirotecnico 8-0 contro il Cordoba, che è matematicamente retrocesso, senza contare la doppietta messa a segno pochi giorni prima. Un altro passo in avanti per il Blaugrana verso il titolo. Questa per lui sarebbe la carta da secondo in forma, ma il quarto upgrade stagionale dopo i 2 man of the match ricevuti. E per completare la formazione titolare abbiamo lui, Cristiano Ronaldo, del Real Madrid. Non si fa attendere la risposta del Real, che anche se soffrendo riesce a battere Siviglia, grazie alla tripletta segnata da Ronaldo. Questa sarebbe la quarta carta inform per il portoghese, che per adesso è a quota 42 gol messi a segno. Diamo uno sguardo veloce alla panchina, dove troviamo Adam Federici, il portiere del Reading, che para un rigore ed effettua 3 salvataggi nello 0-3 in casa del derby. Poi abbiamo Adam Flint del Bristol City, che segna una tripletta da difensore nell'8-2 contro il Walsall. Ancora abbiamo Fulvio Sulmoni del Thun, anche lui difensore, e segna una doppietta nel 4-0 contro il Vaduz. Poi abbiamo Lucas Rupp del Paderborn, che segna una doppietta nell'1-2 contro il Friburgo. Ancora Sikusi Se del Genk, 2 gol e 2 assist nel 7-1 contro il Vaslan. Inoltre Niklas Elenius dell'Alborg, che segna una tripletta nel 5-0 contro l'Obro. E per finire abbiamo Fred Friday dell'Istrom, che segna una tripletta nell'1-4 esterno per la sua squadra. Con questo è tutto. Se fosse davvero questo il Team of the Week, sarebbe spettacolare. Prevedo già milioni di crediti andati in fumo nel tentativo di sbustare uno dei due attaccanti. Non mi resta che augurarvi buona fortuna e rinnovarvi l'appuntamento che tra un paio di giorni con la prediction del Team of the Season della Bundesliga, sperando che Lie si decida di iniziare a rilasciarli quanto prima. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, ma anche al nostro forum fifaultimateteam.it. Se il video vi è piaciuto, un pollice in su, un saluto da Lepita e dal team di Footitale Channel.